Credo che adesso sia giusto passare la parola a De Martin, che è certamente l'animatore, l'attore principale di questa, diciamolo, di questa iniziativa. Poi tutti ci abbiamo messo del nostro, però lui sicuramente è stato un catalizzatore forte e per questo ti ringraziamo tutti. No, grazie a voi. Grazie al magnifico rettore, grazie agli ospiti, ai colleghi, agli studenti, agli amici e a voi tutti che ci onorate con la vostra presenza qui oggi in quest'Aula Magna, grazie per essere qui. Vi dico due parole per presentare Nexa più dal punto di vista di chi attivamente ha provato innanzitutto a capire perché farlo, poi in che modo strutturarla, con quali obiettivi e poi anche un aspetto che mi preme sottolineare, che cosa abbiamo già fatto, perché in realtà abbiamo scelto insieme a Marco Ricolfi di inaugurare Nexa soltanto avendo già un certo patrimonio di attività e di risultati raggiunti. Questo per dire non soltanto al mondo siamo qui, ma anche guardate quello che abbiamo già fatto, per quanto limitato. Ma in realtà, prima di cominciare direttamente a dirvi, a raccontarvi in che modo siamo strutturati, pensavo nei giorni scorsi, quando mi immaginavo questo discorso, mi veniva in mente, ma siamo fortunati. Siamo fortunati da diversi punti di vista, ovviamente, ma soprattutto penso al fatto che non tutte le generazioni possono vivere in prima persona, nel corso della loro vita, una rivoluzione caratterizzata da una portata così grande e da un potenziale così straordinario come la rivoluzione che stiamo vivendo oggi grazie a Internet. Quindi è un periodo straordinario, parlavamo di, siamo felici di essere qui, ma siamo felici anche di vivere un periodo straordinario che è paragonabile, e credo senza alcuna retorica, ai primi anni dopo Gutenberg, ai primi anni della radio all'inizio del Novecento. È quindi un momento di fermenti, di eccitazione, anche se molti sembrano non notarlo. Internet, come sapete, nasce come un'innovazione tecnologica quasi secondaria di alcuni geeks fuori dai centri di potere, fuori dalle grandi aziende tecnologiche. Poi questa innovazione secondaria, derisa proprio perché nata in maniera poco ortodossa, sbaraglia la concorrenza e si afferma, si articola, evolve, entra nel mondo accademico, poi nelle aziende, nella pubblica amministrazione e infine nella società, ed è per quello che oggi stiamo parlando di Internet e di società. La chiamo rivoluzione, che è una parola ovviamente consunta, usurata dal tempo, ma perché secondo me è corretto chiamarla rivoluzione? Secondo me per tre motivi principali. Innanzitutto perché non è mai esistita una rete di comunicazione che per rendere accessibile a tutti, o quasi tutti, è in grado di rendere possibile tutte le forme di comunicazione, da una persona a una persona, da una persona a molte persone, da molti a molti, tutte le possibili combinazioni Internet le rende possibili. In precedenza ciò era possibile, ma usando reti diverse, con storie diverse e con normative diverse. Pensiamo alla posta, il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione. Di conseguenza, questa rete unica, prima ancora che avere un impatto su modelli di business, ha un impatto su concetti, su norme, a volte radicate da secoli. Pensiamo al giornalismo, pensiamo alle comunicazioni personali, pensiamo al broadcast radio-televisivo. E quindi anche soltanto l'impatto su questi concetti, non è retorico definirlo, se no rivoluzionari profonde, e ne abbiamo prova quasi tutti i giorni, basta leggere i giornali. Il secondo motivo per usare il termine rivoluzione, secondo me, è che non era mai esistita una rete di comunicazione non gerarchica, orizzontale, senza controllori. Questa orizzontalità è stata spesso elogiata, giustamente, in quanto baluardo, per quanto purtroppo molto imperfetto, di libertà civili importanti come la libertà di stampa, la libertà di espressione. Ma questa orizzontalità, e qua parliamo in un politecnico, è stata anche un fattore che ha reso Internet una delle più straordinarie piattaforme di innovazione tecnologica nella storia dell'umanità. Qualsiasi ragazza con una buona idea, competenze di programmazione e un computer connesso a Internet può entrare in competizione, magari solo su certi settori, con multinazionali ricche di esperienze e di mezzi e a volte vincere. Questi novelli Davide, armati invece che di una fionda, di un PC, ci hanno regalato e ci regalano ancora un grado di innovazione e di ricchezza, anche culturale ed umana, che dovremmo sforzarci di preservare anche in futuro, insieme alle libertà civili prima ricordate. Anche questa, di avere una rete orizzontale dove chiunque può innovare facilmente, è una caratteristica che, confrontata col passato, non è retorico definire rivoluzionaria.
Infine, il terzo punto è che, come tutte le rivoluzioni, Internet crea e distrugge. Crea e distrugge, o meglio, Internet, a causa della sua natura fortemente generativa, apre grandi prospettive, opportunità di migliorare lo stato delle cose, a volte in maniera senza precedenti. Pensiamo alla possibilità di accedere potenzialmente a tutta la conoscenza scientifica. Prima era un sogno, adesso è concretamente possibile. Allo stesso tempo, però, non ci neghiamo che Internet può acuire o spesso semplicemente rendere più visibili problemi preesistenti nella società, oppure anche trasformare in maniera potenzialmente dirompente consuetudini culturali, sociali, politiche ed economiche, a volte persino stravolgere interi settori industriali e commerciali. Per i diretti interessati, se non è una rivoluzione, è sicuramente un cambiamento radicale e profondo. Allora, se c'è una rivoluzione in corso, riflettiamo su in che modo è possibile affrontarla. Ne vedo tre principali. Il primo, molto diffuso in Italia fino a poco tempo fa, è ignorarla. Non esiste. Internet non esiste, non è un problema. Chiaramente si abbraccia a rischio e pericolo di chi adotta questa strategia, però devo dire che anche in Italia ormai questo approccio di negazionista è in via di estinzione. Il secondo punto, modo di affrontarla, è di resistere. Cioè si cerca più o meno consapevolmente di snaturare quegli aspetti di Internet che sono una minaccia, e questi aspetti di Internet che sono una minaccia per salvaguardare un interesse di parte, al prezzo chiaramente di, snaturando Internet, annullare anche il potenziale economico ed umano di questa innovazione. È un'opzione, ahimè, tuttora seguita da alcuni settori particolarmente resistenti al nuovo. Infine, il terzo approccio, ed è ovviamente quello a cui puntiamo oggi, è cercare di capire Internet, di sperimentarla, giocarci, provarci, e di esercitare spirito di adattamento. Perché se da una parte è innegabilmente vero che a causa di Internet certe abitudini, certe professioni, certi mercati scompariranno, come gli acquaioli o i venditori di ghiaccio dei secoli passati, in certi casi è inevitabile, dall'altra è altrettanto vero che in molti casi il cambiamento può essere, se compreso, orientato a proprio vantaggio, sempre salvaguardando quella costituzione materiale di Internet, ovvero la sua orizzontalità, ovvero la sua neutralità, sopra ricordata, senza la quale Internet sarebbe un'altra cosa. È chiaro quale sia la strada tra queste tre da seguire se vogliamo essere leader nel XXI secolo, leader in senso ampio, visto che Internet ha riflessi così ampi, leader economici, culturali, sociali, formativi, politici. Ma comprensione, sperimentazione e adattamento nel rispetto dei principi fondanti di Internet richiedono innanzitutto competenze specifiche. Internet non è più per dilettanti, è giovane Internet, ma ormai c'è una quantità di conoscenze specifiche alle quali si deve attingere. Richiede inoltre competenze multidisciplinari, perché Internet è troppo complessa per riuscire a comprenderla affrontandola da punti di vista strettamente settoriali. E infine richiede una sensibilità al contesto generale, visto il ruolo che ha assunto e ancora più assumerà Internet nella nostra società. Allora, è sulle basi, ovviamente rese in maniera più sintetica e in realtà più chiara di quanto non fosse qualche anno fa, quando con gli amici ci trovavamo a riflettere su queste cose, ma è sulla base di queste riflessioni che dopo una gestazione di anni nasce il centro Nexa su Internet e società, che è quindi un centro di ricerca accademico specializzato su Internet, che segue un approccio fortemente integrato multidisciplinare, e per multidisciplinare intendo in questa fase tecnologico, giuridico ed economico. Un centro che ambisce anche a portare avanti, e in parte abbiamo già cominciato a farlo, progetti sperimentali, avanzati, formare persone a diversi livelli e contribuire alla definizione di policy, dal momento che la sensazione diffusa anche tra molti amici, colleghi, è che quando la politica si avvicina a Internet lo fa in maniera quantomeno goffa, se non a volte col rischio di sovvertirne la struttura. Un centro di ricerca quindi che nasce con l'ambizione di provare a creare conoscenza rigorosa su Internet, ovvero quantitativa ogni volta che ciò avrà senso e sarà possibile, e che lo farà avendo come unico riferimento l'interesse collettivo. In merito all'attività di ricerca, vi dicevo che Nexa nasce avendo già fatto qualcosa, vi dico qualche riferimento, il resto lo trovate sul sito nexa.polito.it. Trovate in particolare uno studio comparativo dei contratti che gli Internet Service Provider italiani offrono, i 14 principali Internet Service Provider italiani offrono alla clientela,
perché quando ci siamo chiesti, parlando di neutralità della rete o di qualità di servizio, partiamo dal dato contrattuale di base. E così abbiamo fatto un lavoro umile, semplice, relativamente semplice dal punto di vista concettuale, ma in realtà oneroso nella pratica, di confrontare questi contratti e vedere dentro i contratti dei principali operatori in che modo Internet è definita. Si riservano il diritto di proibire certe applicazioni e così via. E trovate i risultati in questo articolo, di cui è disponibile anche un executive summary. Riguardo all'attività progettuale, quindi l'altra gamba di Nexa in realtà eredita, e lo inserendo in un contesto più ampio, un progetto che è Creative Commons Italia, di cui alcuni di voi avranno sentito parlare. Creative Commons Italia è l'opportunità, il motivo che ha portato insieme il gruppo di lavoro nell'estate del 2003 ormai, per tradurre e adattare le licenze di diritto d'autore di Creative Commons, licenze che poi presentammo nella versione italiana alla Fondazione Giovanni Agnelli nel dicembre 2004. Ecco, quel gruppo di lavoro e quel progetto sono il cuore storico e ancora in parte essenziale di Nexa. Nel 2007 la dottoressa Gai ricordava a Selili il servizio licenze libere per offrire uno sportello di informazioni e consulenze sulle licenze libere di software e di contenuti rivolte a cittadini, associazioni, pubbliche amministrazioni, piccole imprese prevalentemente piemontesi. E infine, da settembre 2007 Nexa coordina la rete tematica sul pubblico dominio digitale, Comunia, un progetto finanziato dall'Unione Europea con 1 milione di euro, 41 membri in tutta Europa, anche in Brasile e negli Stati Uniti, 3 anni di progetto fino al 2010, e organizzeremo 12 workshop e conferenze, ne abbiamo già organizzate 5, 6 gruppi di lavoro. Oggi pomeriggio con alcuni collaboratori andremo a Zurigo perché domani abbiamo il quarto workshop di questo progetto europeo. E questo progetto è stato non soltanto un esercizio scientifico, ma anche, credo, un banco di prova della nostra capacità organizzativa come Nexa. Infine, in ambito progettuale segnalo un progetto software che abbiamo sviluppato, che è ancora in fase alfa, cioè il NeoBot, un software che permette in maniera distribuita dal basso di monitorare Internet in maniera tale che gli utenti abbiano un senso quantitativo di che cosa gli viene offerto, a che cosa corrisponde il canone che pagano in termini di, banalmente, velocità di download o di neutralità della rete, nel senso di applicazioni che eventualmente vengono rallentate o proibite. In merito all'attività invece di policy, che era l'ultimo punto che citavo, Nexa ha già contribuito in diversi modi, innanzitutto coordinando il lavoro di Comunia, che è un progetto che ha un forte orientamento alla policy, dove il nostro interlocutore è la Commissione Europea, riguardo a come meglio valorizzare il ruolo del pubblico dominio in Europa. E in questo contesto sono contento di ricordare che il professor Marco Ricolfi, che è un cofondatore e un co-direttore di Nexa, che sentirete a fine mattinata, alla prima conferenza di Comunia a Lovanio nel giugno dell'anno scorso ha proposto, e siamo a livello della policy, una modifica delle regole di default su cui si basa il diritto d'autore, proposta che in rete è rapidamente diventata nota come la proposta Copyright 2.0. Infine, sempre dal punto di vista policy, Nexa negli ultimi 2 mesi ha fatto 2 comunicati, quindi siamo a un livello in cui, come vedete, un comunicato, una presa di posizione, ovviamente cercando di mettere in campo le nostre competenze e la nostra storia. Il primo comunicato ha riguardato una norma italiana, il cosiddetto decreto Pisano, che negli ultimi 3 anni impone degli adempimenti, in particolare quello di, per chiunque accede a Internet da un accesso pubblico, fornire un documento di identità. E abbiamo fatto un comunicato in cui abbiamo stimolato, abbiamo incoraggiato a discutere questa norma, che è l'unico paese avanzato con una norma di questo tipo, nemmeno gli Stati Uniti col Patriot Act hanno introdotto nulla di simile, e anche in questo caso è un comunicato, ma l'obiettivo di Nexa è stimolare l'approfondimento, fare un'analisi quantitativa, istituire un comitato ministeriale che senta tutti gli stakeholder e cerchi di capire i costi e i benefici di una norma di questo tipo. E il secondo comunicato, abbiamo preso una posizione con un documento d'approfondimento, sia in italiano che in inglese, riguardo alla proposta di direttiva europea di estensione dei termini di protezione sui fonogrammi, che in questo momento la Commissione vorrebbe estendere da 50 a 95 anni, contro il parere, mi sento di dire, di quasi tutti gli esperti indipendenti, anche sulla base di analisi quantitative. Qui Nexa si affianca ad altri grandi centri europei più consolidati come l'IVIR di Amsterdam e il Max Planck di Monaco.
Un aspetto non ancora sviluppato da Nexa in questa fase della sua attività è quello formativo. Qui siamo a livello di, soprattutto in un, da un aspetto che adesso vi dico, stiamo ancora pensando quello che potremmo fare. Ovviamente è un'idea, vedremo se sarà possibile, sarà così deciso dalle autorità accademiche competenti, ma ci piacerebbe contribuire particolarmente al terzo livello, quello dei dottorandi, e a livello magari di stage e tirocini, l'idea di contribuire, come Nexa, a formare dei professionisti della rivoluzione digitale. Cioè figure di elevata qualificazione in grado di portare sia nel mondo accademico sia nel mondo del lavoro lo stesso approccio multidisciplinare di Nexa, ovvero una sensibilità non solo tecnologica ma anche giuridica ed economica per tutto ciò che riguarda internet e il digitale. Il secondo livello formativo è già in atto ed è quello di offrire opportunità professionali post laurea o post dottorato a giovani brillanti che magari per 2 anni desiderosi di affrontare temi all'avanguardia vengono da Nexa e ottengono in cambio, a parte l'esperienza di fare vivere in questa start-up come Nexa, ma anche, speriamo, un accreditamento riconosciuto a livello internazionale. Infine, appunto, la vocazione internazionale che è stata citata precedentemente da Marco, dal Rettore, dalla dottoressa Gai, il nostro lavoro comincia nel 2003 su un progetto internazionale che è Creative Commons. Per darvi un'idea, in questo momento Creative Commons, che è basato a San Francisco, ha altri 50 gruppi di lavoro volontari sparsi per il mondo e siamo parte di questo network. Nel 2005 abbiamo ospitato, quando era ancora al CNR e con Marco Aimon e Marsan, l'Internet Law Program del Berkman Center di Harvard, ed è lì, devo dire, che si è stabilito il rapporto diretto e articolato con gli amici del Berkman Center, con cui manteniamo contatti e collaborazioni fino ad oggi. E nel nostro comitato dei garanti, dove abbiamo l'onore di avere il professor Rodotà e diversi altri esponenti, il professor Calderini, anche rappresentanti del Berkman Center, del Max Planck Institute, della Brunel University di Londra, e sono lieto di annunciarvi oggi per la prima volta che anche un rappresentante dell'OCSE, dell'OECD di Parigi, siederà sul nostro board of trustees. Ultimissimo punto che ha fatto, sono stato molto grato al Rettore per richiamarlo fin dall'inizio, è il carattere aperto di Nexa. Nexa non vuole essere un club ristretto, Nexa vuole essere aperto, vuole coinvolgere gli studenti e chiunque sia interessato ai temi di internet, ed è proprio in questo senso che dal settembre facciamo degli incontri mensili trasmessi anche live su internet, aperti a tutti. Chiunque può venire e confrontarsi con i nexiani e portare il proprio contributo come imprenditore, come giornalista, come studente, come semplice cittadino. Allora, come avete sentito, il Centro Nexa si pone obiettivi ambiziosi. Va da sé che si tratta appunto di obiettivi e che in questo momento si sia molto lontani anche solo dall'avvicinarli, ma la strada si percorre con un passo più sicuro e leggero se la destinazione è chiara e attraente, per quanto difficile. E se i compagni di viaggio, come nel nostro caso, sono colleghi, ricercatori e professionisti, alcuni dei quali ci hanno già lasciati, sono migrati in posizioni di rilievo in giro per l'Europa, perché è già successo, le grandi qualità umane anziché intellettuali, il viaggio diventa ancora più leggero. Una condizione però per mettersi in strada è che qualcuno sia disponibile, soprattutto nella fase iniziale, a sostenere materialmente il viaggio. Da questo punto di vista non credo che saremmo qui oggi a inaugurare il Centro Nexa, non sicuramente in questo modo, non avessimo goduto del sostegno e dell'incoraggiamento della Regione Piemonte e in particolare dell'assessore Bairati e della direttrice Gai. Vi ringrazio per aver reso possibile tutto questo. Spinti dalle motivazioni precedentemente esposte, quindi Nexa farà del suo meglio per contribuire a massimizzare il potenziale enorme, noi crediamo, di Internet. Il momento è delicato perché in questi mesi, in questi anni, con ogni probabilità, collettivamente decideremo la forma che assumerà Internet in futuro. La storia ci insegna che all'inizio di ogni rivoluzione tecnologica, pensate alla radio dei primi anni del Novecento, c'è un periodo fluido in cui tutto sembra possibile. A un certo punto però le forze contrapposte portano a una cristallizzazione che una volta avvenuta è difficilissima a modificare se non per aspetti secondari. Per generazioni l'impalcatura rimarrà quella. Se il Centro Nexa riuscirà a favorire anche solo in piccola parte, molto modestamente, tramite ricerca rigorosa, progetti avanzati e formazione di alto livello, il consolidarsi di un consenso a favore dell'internet aperta e generativa che abbiamo imparato ad amare e che così tanto ci ha arricchito su diversi livelli, direi che potremmo dire di aver camminato nella direzione giusta. Grazie.